Allora ragazzi, per canale 78 abbiamo il passaggio in diretta del gregge. Incredibile, nel ritorno me le sono ritrovate qua e stanno per passare. Adesso diciamo che il gregge lo passiamo, facciamo passare in silenzio. Eccole qua, guardiamo, questo è il capo. Ciao! Ciao, bellissimo! Lui è il capo del gregge, vero? Adesso le facciamo passare tranquillamente, non metti in moto, non faccio niente, tranquillo. Ciao! Grazie ragazzi, però... Che spettacolo, resto in macchina, un po' me ne passano a destra, un po' a sinistra, adesso vedi tutta a destra, il cane ha indicato dove devono passare, è incredibile cos'è la natura, ce n'è uno a capo, uno in mezzo al gregge e un altro invece alla fine. Io vedete, non sto toccando nulla, sto soltanto riprendendo questo momento straordinario, a mio avviso. Sono tutte pecore e caprette, vediamo, piano piano loro passano e non fanno niente all'auto. Speriamo. Speriamo, no, adesso a parte tutto, è un momento comunque emozionante. Non mi erano mai passate così di giro, guarda. Mai penso. E vediamo la capretta anche, che è curiosa questa. Pecorella. Poi abbiamo l'ultima capra, ecco qua. Questa qua più ciao. E c'è anche gli ultimi due cani che sono, anzi tre addirittura. Pastori abruzzesi, che sono un po' più vecchiotti. Questo anche. È l'ultimo secondo me un po' più giovane, ma comunque. Nonostante sia più giovane, ecco. Vediamo se riesco a riprendere un po' la risalita, perché adesso sono scesi qua. E guardate dov'è che l'abbiamo fatti passare, questa è colpa mia che l'ho fatto qua. Oddio, loro proprio sono scesi qua nei campi, ci sono anche le due pecorelle nere. Guardate che belle, arriva il cane, mi guarda un po' male, il cane. Io ho spento il motore per non spaventarle. Per lasciargli comunque respirare l'aria pulita che hanno, no? Ciao! Vediamo un po' se... Ciao! No, c'ha paura pure lui. Forse non so poco. Ecco, la pecorella, questa è persa. No, non è persa, è praticamente rimasta un po' lontano dal gregge, però ha recuperato. Bene, con quest'ultimo passaggio, diciamo inaspettato, io direi che è tutto per oggi qua da Ponte San Vicino e mi ha fatto piacere condividere dopo un po' di tempo la natura ancora una volta con voi. Grazie mille.